Sono ben 23 i musei, piccoli, medi e grandi, del centro antico di Napoli che stamattina si sono dati appuntamento per mettersi in rete qui al Museo Mineralogico in via Mezzocannone. Dal Filangieri al Conservatorio, dal Monte di Pietà ai musei scientifici universitari, dal Teatro di Neapolis alla Quadreria dei Gerolamini ed ancora San Lorenzo, il Madre, la Cappella San Severo, il Tesoro di San Gennaro, sono solo alcune delle strabilianti ricchezze del patrimonio di arte e cultura che sentono il bisogno di una strategia comune per valorizzare le eccellenze culturali, per organizzare in maniera sinergica un'offerta così varia e per rilanciare la fruizione di un pubblico più ampio. Se ne è parlato in un convegno organizzato dall'Università Federico II e dalla Soprintendenza, cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei musei coinvolti, anche esponenti della cultura, storici dell'arte ed economisti. E questi musei sono stati visti finora sempre come temi isolati, invece metterli in rete, anche con dei percorsi che li collegano in maniera adeguata, con dei biglietti che potrebbero essere studiati ad hoc e soprattutto offrirli non come punti singoli ma come museo diffuso sul territorio. Io spero che questa occasione di incontro, che vede tante forze e tante competenze diverse, tante istituzioni diverse, non resti un convegno accademico ma sia uno stimolo perché ciascuno degli enti, ciascuna delle istituzioni e perché no ciascuno degli studiosi dia il suo contributo affinché si crei quella rete per cui l'area dei Decumani diventi davvero il distretto dei musei di Napoli. Insomma, anche se è solo l'inizio, le energie che si avvertono fanno ben sperare. Il prossimo passo sarà quello di creare un coordinamento per avviare una fase di iniziative concrete che facciano di questa rete un'occasione unica di sviluppo per un patrimonio altrettanto unico. Dobbiamo far sì di trovare una struttura organizzativa e di governance snella, efficace, in maniera tale che allineiamo gli obiettivi di questi diversi musei. Se riusciamo a far questo, abbiamo veramente costruito un distretto museale e quindi riusciamo a dare un contributo vero allo sviluppo economico di questa parte della città.